L'azione che loro fanno è un'azione nobile e abbiamo pensato proprio di candidare e cominciare a dare un fortissimo segnale nel campo di ricerca e salvataggio, di persone che in silenzio lavorano e salvano le vite. Questo premio, che grazie all'onorevole Chieng e all'onorevole Giuffrida è stato attribuito alla Marineria di Mazara del Vallo, è un'occasione per dire che c'è una necessità di rilanciare un sistema pesca siciliano. Ma per noi è doveroso, malgrado tutte le difficoltà che abbiamo nel Mediterraneo, è doveroso salvaguardare la vita umana in mare. Per noi è un orgoglio personale. È il nostro istinto che abbiamo come persone, per noi è un orgoglio personale. Ci dà vita a noi fare questi salvataggi. In qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi anche con il mare che è in tempesta, quello che facciamo lo faremo sempre, anche senza premio, lo faremo sempre perché è di nostra natura farlo. Nel momento in cui si passa al salvataggio, vedendo il mare popolato di persone, si dimentica quello che si è, vabbè, la professionalità del pescatore, e si mette nelle vesti di salvare vite umane, come ci medesimiamo come se ci fossimo noi, perché anche in altre occasioni di intemperie e tempo cattivo, anche noi almeno una volta ci siamo trovati nelle stesse difficoltà. Il premio in cui sono stati protagonisti i pescatori di Mazara per noi è un valore aggiunto, lo consideriamo esattamente un valore aggiunto, perché si è parlato della pesca di Mazara solo quando si parla di guerra del pesce, quindi mettendo in risalto la professionalità, la tecnica, l'attaccamento al lavoro, così con questi salvataggi che ci sono stati abbiamo dimostrato doti umanitarie, quindi motivo di orgoglio per giudicare il settore peschereccio e i pescatori di Mazara del Vallo.